Buongiorno a tutti, sono Bianchi Walter, sono titolare di Callines, è un'azienda che si occupa di servizi di lusso per le ville. Sono qua a Lucca da Birindelli per provare la nuova X3 elettrica. Buongiorno a tutti, sono Livia Bartoli, nella vita sono una consulente finanziaria e titolare dei vivai Paola Favilla e stamani mattina sono qua da Birindelli Lucca per provare la nuova iX3. Non solo perché nella vita scelgo sempre green, ma anche perché è un marchio che adoro. Quindi perché non andiamo a fare un giro insieme? Siamo qui con Cesare e stiamo per effettuare il test drive nella nuova BMW X3 Full Electric. Andiamo? Andiamo. Walter, come sai, questa macchina qui è una macchina puramente elettrica, quindi ti farà strano quando la metterai in moto e non sentirai nessun tipo di rumore. Come puoi vedere, questo è un tasto celeste rispetto alla tua che è nero. Questo sì. Già qui indica, no, che la macchina ha qualche cosa di diverso. Prova a premere il pedale del freno, a mettere in moto. La vettura è già accesa, già pronta per partire. Quindi rispetto alla tua che avresti sentito un rumore, diciamo, di vibrazioni e un rumore sull'anteriore, qua non si sente assolutamente niente. Come puoi vedere, il quadro hai due cose particolari. Dall'altra parte, dove vedi che c'è scritto 100 e 0, è l'indicatore di carica della batteria. Quindi in questo momento è al 100%. È stato utilizzato già per fare un piccolo giro. La macchina adesso sta segnando che ha 371 km ancora di autonomia. Questa è una vettura che ne ha 400 circa. La parte di qua invece non è più il contagiri, ma questo praticamente fa vedere quanta energia, adesso lo vedremo mentre andremo a fare un test drive insieme, sì. Fa vedere quanta energia stiamo utilizzando, sì. Ok, quindi un po' come sulla tua è il carburante, il consumo del carburante, mentre la parte sotto è quanto la macchina sta recuperando di energia e quanta batteria va a ricaricare utilizzando il freno motore. Adesso dobbiamo andare a selezionare una delle marce disponibili, ok? P è parcheggio, quindi una volta terminato il giro di prova o il parcheggio, premendo il tasto P la vettura si blocca. Dopodiché abbiamo la R che sta per retromarcia, N folle, D drive per andare avanti. La nuova funzione del cambio della BMW X3 è la lettera B. Una volta inserita la lettera B, la macchina andrà in recupero elevato, ovvero ogni volta che lasci il pedale dell'acceleratore, la vettura farà una frenata consistente perché aumenta il recupero dell'energia. Perfetto. Dopodiché qua in basso troviamo i tasti per le modalità di guida. Abbiamo la modalità Sport, la modalità Eco Pro e la modalità Comfort. Una novità nella BMW X3 è che l'Eco Pro non deve essere sempre premuta per forza all'accensione, ma rimane in memoria, come puoi vedere in questo caso. Sì. E un'altra novità è che nella versione Sport la vettura ha una cassa di risonanza che emette un suono simile al motore termico per aumentare, diciamo, la sportività della vettura. Bene. Andiamo al navigatore. Per impostare il navigatore, per andare in una destinazione che magari vuoi raggiungere, dobbiamo o andare nel menu addetto e scegliere le mie destinazioni su ricerca, scrivere la destinazione e dargli l'ok. Altrimenti, cosa molto più semplice, tramite il comando vocale, che si può richiamare o con Ciao BMW oppure con il tasto nel volante. Puoi pure provare a dare un indirizzo. Portami ad Arezzo, via Fratelli Lumière 9. Perfetto, Arezzo via Fratelli Lumière. Come vedi, la vettura ha preso la destinazione che abbiamo inserito e ovviamente ha un'autonomia sufficiente per poter portarti a fine destinazione. E se non avessi l'autonomia sufficiente? In caso contrario, come puoi vedere, la vettura traccia questo cerchio celeste all'interno della mappa, okay. E ti indica fino dove puoi arrivare. Ottimo. Okay. Un'altra cosa che è molto interessante della BMW X3 è che nelle informazioni di marcia ti indica quanti kilowattora consumi su 100 km. Bene. Calcola che la capacità massima della vettura è di 80 effettivi e 74 dichiarati. Okay. Inoltre, la capacità della batteria la puoi notare qua sulla sinistra, no? Qua. Esatto, okay. Del display centrale della vettura, dove ti dà l'autonomia in basso, percentuale e in chilometri. L'autonomia in chilometri chiaramente sono indicativi dietro la media che ho fatto. Esatto, assolutamente. Okay. Varia ogni 48 ore di uso della vettura. Okay. Quindi, in base all'ultimo consumo registrato,
ad ogni ricarica ti può variare l'autonomia. Ok, questi kilowattora qui sono quelli che ho nella batteria in questo momento qua. Esatto. Bene. Come quando si mette in moto, la macchina parte sempre dall'assetto comfort. Senti una risposta al gas piuttosto dolce, comunque sia quando chiedi gas la macchina ti risponde in maniera immediata e ti accorgi che levando gas, lo fa perché è una macchina elettrica, tende a recuperare, però non in maniera esagerata. Infatti ti accorgi che la discesa comunque te la sta facendo fare, non è che arriva proprio fino a fermarsi. L'altra modalità di guida, quella inferiore, è la GoPro. La GoPro praticamente cosa fa? In una macchina elettrica tende a sfruttare il massimo di ogni opzione che ha per cercare di aumentare l'autonomia, quindi l'aria condizionata la fa funzionare sempre col sistema di frenata, il gas lo senti se dai gas, sì la macchina parte però in maniera molto più dolce rispetto a quella di prima, e quando levi il gas arrivi proprio quasi fino a fermarti perché aumenta la capacità di ricarica. Se invece noi mettiamo la modalità sport e te ne accorgi perché sembra di mettere il turbo, la macchina è molto più pronta. Se alla richiesta del gas risponde in maniera immediata, ti dà tutti i suoi 230 kW tutti insieme, e poi lo senti perché comunque sia anche quando levi il gas continua comunque ad andare abbastanza a scorrere. Il volante è un po' più rigido e senti che anche le sospensioni imitano molto di più l'assetto stradale, la senti un po' più rigida alla risposta delle ruote. Ma devo dire, mamma, che comunque anche in città non è molto ingombrante. No, anzi, adesso andiamo a provarla in punti un pochino più stretti. Vedo che comunque se la cava benissimo, ha una bella visuale anche, gli specchietti si vedono benissimo dietro. Come ti dicevo prima, Walter, questa è, essendo una macchina elettrica, in BMW vengono denominate anche one pedal feeling, e cioè cosa vuol dire questo? Che tu puoi guidare questa macchina utilizzando solamente un pedale, e cioè il pedale dell'acceleratore, perché premendolo chiaramente la macchina prende il via, prende il suo gas, il suo acceleratore come su una classica macchina, però andandolo a rilasciare, modulandolo, te riesci a frenare. Quindi più lasci il freno in maniera decisa, più la macchina va a frenare. Invece andandolo a modulare, la frenata sarà più dolce. Provalo pure prima dell'innesto di questa curva. Senti? Sì, perfetto. La macchina rallenta in maniera molto decisa. E questo fa sì che vada a recuperare anche batteria, e per questo che poi i chilometri, diciamo, della batteria, l'autonomia della batteria varia anche se la macchina viene utilizzata nei centri urbani o in autostrada, perché praticamente in un centro urbano dove il freno viene utilizzato in maniera più costante, l'autonomia delle batterie aumenta perché si ricarica costantemente. È anche un risparmio per quanto riguarda le pasticche dei freni e l'inquinamento che producono anche le pasticche dei freni per l'ambiente. Sicuramente, infatti una macchina elettrica, la manutenzione della macchina elettrica è veramente bassa, perché non ci sono componenti di usura, a parte proprio come tu hai detto e hai centrato, sono le pasticche dei freni. Una cosa che mi ha stupito moltissimo è il display laggiù in fondo, che vedi la velocità e quando la superi è meraviglioso. Lì ci sono proiettati tutti i dati fondamentali per la guida, tant'è che volendo si potrebbe spengere il display, ora è giorno, magari non ha senso, però di notte una persona che guida questa macchina può guidarla anche solo riposando l'occhio e guardando solamente quello che ti dice il display. Dà le informazioni principali sull'autonomia, il limite da rispettare sulla strada che percorri, la modalità di guida in cui ti trovi, la distanza dalla macchina che hai davanti, perché questa macchina è dotata anche di radar per la guida adattiva, quindi frena e mantiene la distanza dal veicolo che la precede, e in più, volendo, poi gli si può anche comunque sia impostare sempre dal control sul volante i brani che ascolti, le chiamate, la rubrica, quindi è tutto a portata di occhio, diciamo. Allora Walter, che ti è sembrata la macchina? Com'è come esperienza guidare una macchina elettrica? Ah, come prima sensazione bisogna abituarsi un po' al pedale del freno, al pedale del gas che funge anche da freno, che all'inizio ma un attimo... Diciamo, spiazzato, mi sono dovuto un po' abituare, però una volta presa la mano è veramente bello, perché è molto rilassante la guida e ti permette sempre di non spostare il solito piede da un pedale all'altro, ma di tenerlo sempre in un'unica posizione, e sicuramente in fondo a una giornata di guida, anche per uno come me che guida tantissimo,
molto rilassante. È ecco. Confortevole. Confortevole, sì. Insomma, Livia, abbiamo visto le modalità di guida, il sistema della macchina che ha di frenare in maniera autonoma, l'avviso sul passo pericoloso, il bellissimo tetto panoramico apribile da oltre un metro. E le tue impressioni, come ti ci trovi con questa macchina? Devo ammettere, Nicolò, che non me l'aspettavo, ma è veramente fantastica. Sicuramente la vedo adatta per le mie esigenze, per fare tanti chilometri al giorno, perché è molto comoda. L'assistenza alla guida, il fatto di accelerare e decelerare in maniera automatica, fa sì che io non freni mai, quindi sinceramente mi sto trovando molto molto comoda e è molto sensibile a qualsiasi cosa appunto io faccia. Meravigliosa, non me l'aspettavo. Bene, un bellissimo test driver qui alla Birindelli Auto di Arezzo. Devo dire che comunque un'ottima auto, silenziosa, anche potente, molto silenziosa anche internamente, molto confortevole. Devo dire un buon prodotto. Brava BMW.